Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi quiz sulla prima stagione di Riverdale. Nei mesi scorsi avevo fatto due video riguardanti i quiz di Riverdale. Erano molto facili, me li avete segnalati in molti. E quindi oggi ne ho uno specifico sulla prima stagione, molto più dettagliato, molto più complicato. Fatemi sapere poi se vi aggraderà. Comunque, per chi non conosce i miei quiz, vi spiego molto brevemente il regolamento. Ci sono 10 domande. Per ogni domanda ci sono 4 opzioni di scelta. Ovviamente, solo una è la risposta corretta e avete 10 secondi di tempo per indovinare la risposta corretta. Tenete conto poi delle risposte perché vi assegnerò un personaggio in base al vostro risultato. Quindi, che personaggio sei di Riverdale? Scoprilo in base alla prima stagione. Ma partiamo con la prima domanda, che è la seguente. Qual è il nome della tenuta dei Blossom? Thorvil, Thornhill, Tolfdir o Thorwil? Via coi primi 10 secondi di tempo. La risposta corretta è Thornhill, ovvero la tenuta dei Blossom, famosissima, nominata più e più volte nel corso della serie TV, e questo era il nome corretto. L'avete indovinata? Passiamo alla seconda domanda. Come si chiama il cane di Archie? York, Boston, Vegas o Texas? 10 secondi di tempo. La risposta corretta è Vegas. Il cane di Archie e di Fred si chiama Vegas, nominato per più e più volte nel corso della serie, ed è il cane che ha sempre fatto compagnia al giovane Archie, sicuramente nei momenti più infantili, anche se in realtà la compagnia ad Archie non è mai mancata. Terza domanda. A chi Veronica dà il suo primo bacio nella serie TV? Ad Archie, Cheryl, Chuck o Betty? La risposta corretta è Betty. Contrariamente a quanto molti possano pensare o possano comunque ricordare, il primo bacio non lo dà ad Archie, Veronica, ma lo dà a Betty durante il ballo scolastico, nei primi episodi comunque, della serie TV. Bravo se l'hai indovinata. Passiamo ora alla quarta domanda, ovvero da chi Jason era stato rapito? Da F.P. Jones? Da Mustang? Da Clifford Blossom? O da Blackwood? La risposta corretta è Mustang. Sicuramente vi ricorderete, o almeno spero, Mustang era un membro dei Southside Serpents che era stato lui stesso a rapire in prima persona, sotto ordine ovviamente di Clifford, a rapire Jason Blossom, e conseguentemente questo ha portato anche alla morte di Jason. Mustang, anche lui morto in seguito a un'apparente morte da overdose, in realtà si trattava di un omicidio, probabilmente di Clifford Blossom. Bravissimo, se l'hai indovinata. Passiamo ora a delle domande un pochettino più complicate, più dettagliate, diciamo. Quindi, ora, quinta domanda, ovvero qual era il numero civico della famiglia Lodge a Riverdale? 330? 333? 300? O 303? 10 secondi. La risposta corretta è 330. Numero civico, come sappiamo, dei Lodge, che viene inquadrato tantissime volte in realtà nel corso della serie, con la classica visuale da fuori della casa dei Lodge. E quindi niente, è un dettaglio alla quale molti avranno comunque prestato attenzione. Ma vi ricordavate, l'avete indovinata? Se sì, bravissimi. Passiamo ora alla sesta domanda, ovvero cosa usa Cheryl per bruciare la propria casa? Propano? Sciroppo d'acero? Benzina? O carbon fossile? La risposta corretta è benzina. Ebbene sì, si trattava di comunissima benzina, che infatti la madre avvertì l'odore e quindi anche il pericolo della benzina, che era stata cosparsa per praticamente tutta la casa e che ha provocato quindi l'incendio della casa dei Blossom, della tenuta. L'avete indovinata? Bravissimi se l'avete fatto. Settima domanda. Come si chiama il progetto per il nuovo drive-in? Sodale, Wellfast, Ballet o Carnegie?
La risposta giusta è Sodale. Si tratta del progetto iniziale che è iniziato con l'acquisto del drive-in, poi distrutto e al suo posto si volevano fare delle nuove costruzioni di case. Progetto portato inizialmente in prima persona da Hermione Lodge con Fred Andrews, ma in realtà era commissionato da Hiram Lodge, e questo provocò comunque una catena, come ben vedremo anche nelle successive stagioni, di, diciamo, azioni malavitose da parte di Hiram. Questo era solamente l'inizio. E il progetto del cantiere era Sodale. Bravi se l'avete indovinata. Ottava domanda è la seguente: come Cheryl chiamava suo fratello? Con quale soprannome? Lil Jason? Jazz? Jay? O JJ? La risposta corretta è JJ. Era questo appunto il soprannome che Cheryl dava a Jason. Per più volte Cheryl si riferisce a Jason chiamandolo JJ quando parlava di lui in terza persona, ad esempio io e JJ, eccetera eccetera. Quindi sappiamo che il soprannome che ella dava al fratello era JJ. Brava se l'hai indovinata. Ora nona domanda, ovvero: chi viene pestato nel cantiere Sodale? Archie, Moose, Kevin o Jughead? La risposta giusta è Moose. Infatti i commissionati da Clifford Blossom, dei teppisti, erano andati nel cantiere Sodale per distruggere, ad esempio, i macchinari, varie cose, comunque fare atti vandalici, commissionati, come abbiamo detto, da Clifford Blossom. Moose si trovava lì, cercò di fermarli e le prese di santa ragione. Davvero sfortunato in questo evento, Moose. Bravi se l'avete indovinata. Ora, ultima domanda, che è davvero difficile. Vediamo se vi ricordate, ed è la seguente. Quanti punti guadagna Chuck per l'uscita con Veronica? Sappiamo, no, dei Bulldog che avevano questo foglio dove scrivevano i punti che guadagnava ognuno con le uscite con le ragazze, eccetera, eccetera. Quindi quanti ne guadagna Chuck uscendo con Veronica? 6 punti? 7? 8? O 9? 10 secondi di tempo. La risposta corretta è 9 punti. Ebbene sì, guadagnò 9 punti Chuck con l'uscita con Veronica, perché ella aveva anche il bonus nuova arrivata, che le diede, mi sembra, se non erro, 3 punti in più. E il foglio fu scoperto da parte di Betty e le altre ragazze per smascherare i Bulldog in queste azioni davvero brutte, quasi di bullismo. Bullismo, Bulldog. Bravi! Allora, avete contato le risposte corrette che avete dato nel corso del video? Perché adesso vi assegno un personaggio. Da 0 a 3 risposte corrette siete Clifford Blossom. Il vostro risultato è davvero pessimo, come lo è anche il personaggio. Il killer, l'assassino di suo figlio, per scopi meramente economici, e quindi una persona, diciamo, che nella prima stagione di Riverdale è forse il peggiore, e il vostro risultato lo è altrettanto. 4 o 5 risposte corrette, vi assegno Cheryl, personaggio che nella prima stagione a me sinceramente non è stato molto simpatico, e quindi è anche, tra l'altro, la figlia di Clifford, è stata indagata per l'omicidio del fratello, poi ovviamente lei non c'entrava niente, anzi ha smascherato il padre, ha avuto molto coraggio, ma onestamente a me nella prima stagione non è stata molto simpatica, e 4 o 5 risposte corrette, sei Cheryl. 6 o 7 risposte corrette, sei Veronica Lodge, un personaggio che è abbastanza positivo nella prima stagione, si rivelerà in seguito, a mio avviso, molto molto pavido, soprattutto coi genitori. Ha sì il coraggio, ma non prende mai le decisioni importanti, non smaschera mai pubblicamente i genitori, ma è comunque un personaggio positivo, sicuramente nella prima stagione, e il vostro risultato lo è altrettanto, almeno è sufficiente o discreto. 8 o 9 risposte corrette, sei Betty Cooper, l'anima di Riverdale, scrivi per il giornale, ti dai da fare per avere un affiatamento con gli amici, smascheri ciò che c'è di negativo, e bravo se sei Betty Cooper. Bravissimo, bravissima, Betty Cooper è sicuramente un personaggio positivo, siete d'accordo? Ma se avete fatto 10 su 10, sei Jughead, la voce narrante di Riverdale, il personaggio che forse più di tutti amiamo. Sai prendere anche decisioni davvero davvero difficili che vanno in contrasto col pensiero comune, tipo quella di entrare nei Serpents, nei Soulfire Serpents, quando tutti ti odiano, ma tu riesci a prendere sempre
o almeno a volte, quella che sembra sempre essere la decisione giusta. Bravissimo, si è fatto 10 su 10. Comunque, il video si conclude qua, spero che vi sia piaciuto. Uscirà tra pochissimi giorni anche il video sulla seconda stagione, il quiz. Fatemi sapere se questo vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!